Ci siamo. Benvenuti a tutti, mi fa molto piacere oggi partecipare a questa riunione con Maria José. E io mi sto occupando della comunicazione per il libro di Niños. Intanto vi presentiamo Maria José, lei è una scrittrice cilena, i suoi libri sono stati pubblicati in tutto il mondo, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio ispanoamericano de poesia para niños, il premio Accademia Cilena della Lingua, il premio poesia para niños da Orihuela, e è 3 volte vincitrice del premio promosso dal Ministero della Cultura del Cile ed è stata recentemente insignita del prestigioso premio iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. E con Edicola ha pubblicato Cramp nel 2018 con la traduzione di Marta Rota Núñez ed era il suo primo romanzo per adulti. Poi nel 2021 è uscito in Cile e Spagna il suo secondo romanzo per adulti, E l'ombre del cartel. Ed oggi è qui per parlarci di Niños, la raccolta di poesie che ha dedicato ai bambini uccisi e giustiziati durante la dittatura di Pinochet. Le poesie sono accompagnate dalle illustrazioni di Maria Elena Valdés e pubblicato da Edicola con la traduzione di Giulia Giorgini. Quindi intanto benvenuta Maria José, è un Grazie. piacere conoscerla. Muchas Iniziamo subito con le domande, vogliamo fare un'altra introduzione. gracias per l'invitazione. No, è perfetto così, ma andiamo Ok, avanti. allora, volevo chiederle qual è il lettore che ha immaginato per questo libro? Entiendo, entiendo. Entra, muy bien. Y sí, no entiendo, te digo. Yo imaginé para este libro, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy día, por la invitación, les agradezco mucho. Yo imaginé un lector niño, porque creo que es importante que los niños conozcan su propia historia. Que conozcan la historia de su colectivo. Porque, ¿vas traduciendo y luego yo sigo? ¿Sí? No, O, ah, ok. un poquito más. Creo que es importante porque estas son historias a las que los niños igual tienen acceso a través del libro de historia, si tenemos suerte, pero y también a través de las noticias. Pero creo que ese es un lenguaje que no deja a los niños un espacio para que ellos instalen sus propias reflexiones al respecto, su tristeza, sus preguntas. ¿Y por qué creo que es necesario que se hagan estas preguntas? Porque quienes trabajamos con niños tenemos la esperanza, aunque sea ingenua tal vez a ratos, de que cuando estos niños tomen las decisiones más adelante, tomen decisiones distintas a las que hemos tomado nosotros hasta el momento. Creo que es importante que se entregue espacios de reflexión y de memoria, que es lo que nos permite proyectarnos hacia el futuro desde la infancia. Ho immaginato per questo libro, ho immaginato un lettore che appunto sia un Grazie. bambino, perché è molto importante che i bambini possano conoscere la propria storia e la storia del collettivo nel quale vivono. Sono storie che possono essere accessibili per loro attraverso i libri di storia o attraverso i mezzi di comunicazione e le notizie che trasmettono. Però sono storie che rivestono una propria importanza quando vengono assimilate dal bambino stesso. Tu
Tutto questo per immaginare il fatto che queste storie possano lasciare spazi sia alla tristezza e alle domande che il bambino stesso possa sperimentare. Insomma, una specie di speranza ingenua che si possano creare degli spazi di riflessione e di memoria. Nel quale il bambino possa proiettarsi verso il futuro e cercare di dare risposta a queste domande e soprattutto non commettere gli stessi errori che sono stati commessi da noi adulti. Da lei, Maria José, si chiede Massimo. Sí, creo que si bien es un libro que yo pensé para los niños, creo que también es un libro que pueden leer los adultos. Yo siempre pienso que la literatura infantil se caracteriza por poner problemas, los mismos, por abordar los temas que aborda cualquier literatura, pero con palabras sencillas. La sencillez, a diferencia de la complejidad, es inclusiva, incluye al adulto también. Entonces, también creo que puede ser un espacio para que reflexionemos y nos tomemos todo el tiempo que necesitemos para pensar acerca de estos problemas. La ilustración también ahí juega un papel muy importante porque el niño, el adulto, se puede tener mucho tiempo en ella. Y en ese tiempo donde va apareciendo y donde yo me voy vinculando con la historia ya de manera más personal, creo que eso es lo que intenta ofrecer un libro como este. Ninos è un libro sì per bambini, ma soprattutto è anche un libro per noi adulti. Insomma, la cui lettura si caratterizza attraverso l'associazione delle illustrazioni con delle parole che sono in un certo senso semplici, perché la semplicità in questo caso è un valore aggiunto. Aggiungo io che è molto bello quello che dice Maria José, perché la semplicità è inclusiva, permette anche a noi adulti di fermarci un attimo in più a riflettere, appunto grazie al ruolo delle illustrazioni che creano un vincolo molto più personale con la parola. Questa raccolta è stata pubblicata in Cile e anche in tantissimi altri paesi. Come è stato recepito questa raccolta, queste poesie? Come sono state recepite dai lettori? Bueno, hay distintos espacios de recepción. El mundo de la literatura infantil lo recibe muy bien. En la escuela, por lo menos en Chile, ha sido más difícil, porque frente a un libro como este, los niños hacen preguntas y los adultos a una situación tan violenta como esta no tenemos respuesta. ¿Por qué pasa algo como esto? No existe una respuesta porque es inexplicable e irracional. Y a los adultos nos complica ese quedarnos sin respuesta frente a los niños. Cuando yo creo que a los niños también les tranquiliza que uno les pueda decir, ¿sabes qué? Que no tengo respuesta para esto. No, no me puedo explicar cómo puede haber ocurrido algo como esto. Hay cosas que no, que es difícil, que ni siquiera nosotros los adultos sabemos cómo llegamos a extremos como esto. Entonces, la escuela lentamente sí ha sido recibido. Ya ahora hay alguna escuela en Chile que lo leen y las conversaciones que yo he tenido con los niños a propósito de eso son muy interesantes y muy profundas, porque creo que cuando a un niño pequeño se le abre un espacio para la reflexión, él lo toma. ¿Por qué lo toma? Porque lo necesita. Porque al igual que los adultos, los niños tienen una necesidad de sentido y aún más fuerte que la nuestra cuando tienen 7 años, 6, 8.
necesitan explicarse este mundo en el que están descubriendo. Y entonces ellos preguntan, reflexionan, cuentan lo que les pasó. También ha pasado con este libro que ha habido cierto reclamo a por qué contarle una historia tan triste a los niños. Yo creo que la literatura se tiene que hacer cargo de la... La literatura no tiene que nada, pero puede hacerse cargo de detenernos en la belleza del mundo, pero también en la oscuridad del mundo. Porque si solo comprendemos o nos vinculamos con una parte, nos va a faltar la otra, nos va a faltar la comprensión y la reflexión acerca de los errores también que hemos cometido como sociedad, como individuos. Estos libros sirven también para pensar en nuestra propia violencia, porque la violencia es una cosa que escala, ya lo hemos visto, ¿no? Eso nosotros somos adultos, ya sabemos que la violencia comienza riéndose de otro y puede terminar con la muerte de otro, con la anulación de otro. Entonces, eso no es algo que solo enfrenta un dictador, eso es algo que enfrentamos nosotros todos los días. Estos libros también lo que buscan es ser un espejo de nosotros y ver cómo me relaciono yo con mi propia violencia. Y con mi propia violencia yo me empiezo a relacionar en la infancia. Por eso creo que a mí me encantan los cuentos de animales, son los que más me gustan, los cuentos alegres, los cuentos en que el niño al final del día ríe y se duerme con una sensación hermosa, pero creo que también estos libros son necesarios para que él encuentre un espacio de reflexión a esa otra parte. Yo te agradezco mucho de la confianza que tienes en mí, María José. Voy a Era muy intentar rápido. que no se pierda nada porque es muy bello lo que dijiste. Y Bueno. si me perdo algo, te pido por favor que me ayude a complementarlo. Yo no entiendo mucho italiano, así que no me voy a enterar, no te preocupes. Questo libro è stato ricevuto in modi diversi a seconda dell'ambito di destinazione, ovviamente. Per quello che riguarda il mondo della letteratura infantile, è stato ovviamente ricevuto molto bene. Invece, nelle scuole cilene, ci sono stati dei momenti abbastanza difficili. Legati al fatto che soprattutto i bambini sono portati a fare delle domande. Quando fanno delle domande su un tema così difficile, per gli adulti è abbastanza difficile a sua volta fornire delle risposte. Quando un bambino ti chiede ma perché è successo tutto questo, è abbastanza irrazionale, insomma, poter pensare di rispondergli. Forse la cosa migliore, è che tranquillizza il bambino e potergli rispondere, con tutta sincerità che non abbiamo una risposta in realtà. Questo è molto importante, perché effettivamente ho visto che li rende più tranquilli. Quindi il processo nelle scuole è stato abbastanza lento, anche se le conversazioni che ne sono scaturite sono state molto interessanti, soprattutto perché Niños è un libro che apre, molti spazi di riflessione, una riflessione che spinge in un certo senso il bimbo a uno stato di sorpresa verso un mondo che sta già scoprendo per altri motivi. Quindi, in un certo senso, Niños reclama il diritto di poter raccontare sto anche storie tristi, perché la letteratura in un certo senso non deve incaricarsi, in generale non deve incaricarsi di nulla, però deve contrapporre al tentativo della descrizione del bello anche la descrizione di ciò che è buio, di ciò che è violento.
perché altrimenti se conosciamo solamente uno degli aspetti, ci viene a mancare l'altro, la sua contrapposizione. Muñoz mostra appunto la violenza che può nascere all'interno di ognuno di noi. Non è un tipo di violenza che inizia con la risata e che molte volte finisce con la morte. E non è solamente il caso della violenza legata a una dittatura come quella del Cile, ma può essere il caso di tutti i tipi di violenza, da quella familiare a quella di coppia a quella personale, insomma. È un po' uno specchio dell'altro di come alla fine noi ci relazioniamo con la violenza stessa. È un tipo di lettura, come si diceva prima, molto lenta, legata all'illustrazione e che ha come finalità di trovare uno spazio proprio di ogni lettore all'interno di questo concetto di violenza che è rappresentato in tutto il libro. Penso di non aver perso niente. Perfetto. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda già. Se qualcuno vuole approfittare per qualche domanda, possiamo anche non aspettare l'ultimo. Andiamo avanti noi allora. Prego, Claudia. C'è una domanda, è arrivato. Maria José, Marco pregunta cómo se trabajó en las ilustraciones? ¿Nacieron junto con el texto o vinieron después? Las ilustraciones vinieron después, de hecho, en una primera edición muy pequeña que hubo en Chile, el libro tenía otras ilustraciones. En esta segunda de Jorge Quien, la primera edición fue de Editorial Grafito. La segunda edición, el único encargo que se le hizo a la ilustradora fue que esto fuera un poco más cercano a los niños. Las ilustraciones creo que logran ser muy infantiles, en el buen sentido de lo infantil. Tienen una ternura, una luz dentro de la oscuridad del tema. Creo que eso era importante. Yo siento que en este nuevo formato, sí es un libro que es cercano. Muy cercano. En el otro también era cercano, Jorge Quien hizo un muy buen trabajo, pero yo siento que era un libro más para público adulto. Ahora fue necesario pensar en el camino a quién queríamos que llegara este libro. Y efectivamente, como les decía, si bien es un libro que los adultos creo que también pueden leer, porque la reflexión sobre la violencia no se hace una vez, se hace todos los días. La reflexión sobre la democracia se hace todos los días. Pero en este caso, el lector más importante, efectivamente, o en el que nos enfocamos, fue los niños y las niñas. Allora, le illustrazioni di Niños, di questa edizione di Niños, sono nate dopo, successivamente, perché di fatto il libro ha avuto una prima edizione in Cile con una casa editrice che si chiama Grafitos e con un altro illustratore, un illustratore argentino che si chiama Jorge Quien. È un libro, questo Niños, questa edizione di Niños, era un libro pensato, cioè più che pensato, un libro che risultava essere destinato più agli adulti che ai bambini. Quindi in un secondo momento è stata affidata, è affidato il processo di illustrazione a Maria Elena Valdés
con l'unico compito di cercare il modo di realizzare le illustrazioni affinché fossero più vicine ai bambini, insomma, ai bimbi, quindi di trasmettere attraverso le tecniche espressive anche questo senso di tenerezza e di luce dentro l'oscurità del tema trattato, appunto, la violenza. Quindi quello che è stato fatto è semplicemente pensare un cammino diverso per il libro e in un certo senso di cambiargli destinazione di pubblico finale. È stato un processo che soprattutto è stato centrato sul fatto che le riflessioni sulla violenza e sulla democrazia non si fanno solamente una volta, ma si fanno tutti i giorni. E appunto, essendo un libro per bambini che però può essere letto anche dagli altri, questa nuova combinazione con le illustrazioni di Maria Elena Valdés aiuta molto di più il processo che sta inseguendo Maria José, la casa editrice originaria, che è Alboroto in Messico. Una cosa al respecto, una cosa que se me quedó fuera, es que la idea es que el lector de este libro logre sentir cierta ternura o cierta identificación con lo que ven los textos, que el niño jugando, niño escuchando la voz de su madre, y que de alguna manera se maraville con eso para que veamos al final del libro, que eso es lo que podemos perder con la si no hacemos esta reflexión diaria sobre la violencia y sobre que esta maravilla que es un niño y que es un ser humano, la podemos perder si no esta ternura que llevamos dentro, esta capacidad de maravillarnos con el mundo, con lo que vamos descubriendo. Si no lo cuidamos, es algo tan bonito, se puede perder, se puede destruir. Entonces, un poco el libro lo que intenta es conectarnos con esa belleza para decir, esto lo tenemos que cuidar, porque lo tenemos, pero requiere cuidado. E aggiungo anche il fatto che il libro è stato pensato con l'idea che il lettore possa percepire, identificandosi, la tenerezza e la meraviglia delle illustrazioni del testo, che è una meraviglia che rischia di perdersi una volta diventati adulti nel corso della vita frenetica, è una meraviglia, una tenerezza della quale bisogna che ci prendiamo cura, perché altrimenti, oltre che a dimenticarle, ovviamente possono perdersi, insomma. Hai altra pregunta per Maria José, che dice: mi chiamò l'attenzione come la poesia con la quale están retratados niños, niñas e niños, con la simpleza e la fantasia della mente infantile, con mucha delicatezza e con una luz in contrasto con la crueltà de los eventos históricos. Muchas gracias, Roberta, adesso. Gracias, Roberta. Ahí. ¿Quieres que comente la decisión de escribir desde ese lugar? O... Sí, se quiere Ah, decir algo, sí, obviamente. bueno, la historia de estos niños quedó escrita en los informes de desaparición y muerte con detalle. Son informes muy tristes de leer, porque cuentan lo que pasó con el cuerpo, el lugar donde fueron encontrados, las condiciones en las que ocurrió la muerte o la desaparición en un caso. Las cosas escritas quedan de alguna manera inscritas para siempre, asociadas en este caso a un nombre, al nombre de cada uno de estos niños. La idea era
escribir un segundo texto que vinculara a lo que también fueron esas vidas, que fue ese descubrir del mundo, ese maravillarse con la voz de la madre, ese jugar con los insectos, porque también esas vidas fueron eso. Entonces, de alguna manera, para hacer un... que quedaran esos nombres asociados también a la belleza que portaron en su vida, ¿no? Que es la que llevamos todos cuando fuimos niños. Porque es muy fuerte y todavía a mí me sigue perturbando un poco que un nombre quede asociado a violencia física y que pase así a la historia, porque escribir algo de alguna manera es inscribirlo en la historia. Más aún cuando se trata de un informe que hace un país, ¿no? Así que lo que busca, la humildad que tiene un libro de poesía frente a un informe de desaparición y tortura, busca hacer un poco, decir también aquí hubo belleza, ¿no? Hubo vida antes. La storia di tutte le storie dei bambini presenti in Ineos è associata a dei report, degli informi di desaparizione e muerte, che sono molto dettagliati e molto tristi da leggere. In questi informi si possono trovare insieme per ogni nome molte informazioni tipo lo stato del corpo, le condizioni nel momento in quale è stato incontrato, nel caso ovviamente di quelli che sono stati incontrati, il posto dove è stato trovato, insomma una lettura che perturba, soprattutto pensando al fatto che questi informi non sono altro che una forma di scrittura che rimane per sempre associata a dei nomi, e questi nomi sono portatori di una storia molto violenta. Insomma, l'idea quindi è stata quella di scrivere un secondo testo parallelo che potesse in un certo senso riscattare la meraviglia di questi bambini di fronte alla vita, il fatto di scoprirla progressivamente con i giochi, la loro felicità nell'ascoltare la voce della madre, tutti quei piccoli gesti dei bambini, insomma, e che fosse associato alla bellezza, tutto ciò, alla bellezza della vita stessa, e che quindi in un certo senso quei nomi potessero continuare a vivere. E a Maria José ha sempre perturbato il fatto che un nome sia associato a una violenza, quindi ha cercato attraverso la poesia, accompagnata dalle illustrazioni, ovviamente in questo caso, di ricordarci la bellezza delle loro vite quando questi bambini erano in vita. E un po' questa è stata l'idea. Claudia, c'è un'altra domanda. Ma Teresa Porcella, ciao Teresa. Teresa te pregunta, Maria José, si l'attribuzione di un determinato sentimento o deseo a cada niño o niñas nacieron in una maniera casual o in algún modo nascen in relazione allo informe che concerne cada uno de ellos. Yo lo único que tomé en cuenta para escribir el libro fue la edad de los niños. Un niño muy pequeño, aquí hay niños de un mes y medio en adelante. Ese niño probablemente le da especial importancia a la voz de su padre o de su madre. Pero un niño de 7 años ya puede jugar con su perro. Entonces yo imaginé los escenarios a partir de los niños que yo conozco y de mi propia infancia. Eso fue lo único
que tomé en cuenta y necesité un tiempo de lectura de los informes y después de olvidarme un poco de los informes y escribir el libro, porque en un primer momento yo tenía mucha rabia y este es un libro que yo no quería escribir con rabia. Sí, hay un dolor detrás de este libro, obviamente. Cualquiera que conoce esta historia va a sentir un dolor asociado. Pero yo no quería que estuviera la rabia, porque seguir en una espiral de rabia, no, este es un libro para la paz. Esto es lo que queremos son sociedades pacíficas y no... Y en un momento hay que interrumpir el espiral por más que el otro nos provoque. Aquí hay una afrenta muy grande a la vida, hay una destrucción muy... muy tremenda, pero en un momento hay que, yo creo, ya es una postura personal, hay que calmar el odio y ver cómo construye otra cosa. En el caso de este libro, yo necesité unos meses para olvidarme un poco, unos meses en que estuve muy enojada, muy mal genio, muy con lo que había pasado. Y con que nadie supiera esta historia en Chile, es una historia bien desconocida. Ahora yo entiendo que es porque es muy tremenda, ¿no? Creo que la sociedad les cuesta verbalizar ciertas cosas, pero necesitamos verbalizarla. Una sociedad es como una persona. Si sus traumas no lo logra verbalizar, probablemente los va a seguir sintiendo como dolor, como molestia en su propio cuerpo. Así que una vez que pasó ese proceso, yo solo me fijé en la edad. Gracias. Allora, l'unico aspetto nel quale ho fatto riparo è l'età di questi bambini, perché è un'età abbastanza delimitata, che va da un anno e mezzo in poi, fino più o meno ai 6 anni, diciamo, 6 anni e qualche mese, perché in questa fascia di tempo i bambini sono incantati dalla voce dei loro genitori, e questo è il loro motore principale. Un bimbo di 7 anni è capace anche di giocare con il suo cane, per esempio. Quindi Maria José ha preso in mano questi informi, ha iniziato a leggerli e poi ha sentito la necessità ovviamente di dimenticarsi di loro, perché la lettura ha generato molta rabbia, che non voleva assolutamente che si riflettesse in questo libro. Possiamo provare del dolore, ma non della rabbia. E la rabbia è una spirale che in un certo senso bisogna cercare di spezzare all'interno di una società. Abbiamo bisogno tutti di calmare l'odio e di vedere, di trovare il modo di poter costruire qualcos'altro di più propositivo rispetto all'odio e alla rabbia che possono scaturire da un dolore. In Cile la storia di questi bimbi non è molto conosciuta, è una società che non ha avuto forse una grande capacità di verbalizzare i suoi traumi, nonostante che bisogna cercare in ogni caso di farlo, insomma, verbalizzare un trauma permette anche di, a parte di capirlo, ma di cercare che esso stesso non si trasformi in qualcosa che possiamo percepire solamente come dolore o fastidio. Quindi l'età è stato l'unico punto cardine della costruzione di questo libro. Sì, se non ci sono altre domande, possiamo fare l'ultima di Claudia e poi magari porre delle altre, così andiamo avanti. Ti volevo chiedere, da cosa nasce il desiderio di scrivere poesia per bambini? Mm-hmm.
Yo tengo un único hermano que es mucho menor que yo, 15 años menor. Entonces yo comencé escribiendo poesía para él. Poesía basada en la forma en que él jugaba, que se parece un poco a la poesía que aparece en niños, la forma en que él se relacionaba con las cosas que iba descubriendo, que iba conociendo, lo que le llamaba la atención. Yo hacía poemas y se lo en unos libros de cartón y se lo regalaba. Mi hermano ya es un hombre grande, pero yo sigo como muy encantada con esa forma que tienen los niños de buscar sentido, de buscar entender y hacerse las preguntas que los adultos nos dejamos de hacer en algún momento, que tienen que ver con el sentido de la vida, con por qué estamos aquí, hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros mismos con nuestras decisiones. Los niños lo están pensando a cada rato eso. Pero no tienen esa capacidad discursiva que tenemos nosotros, que es una bella capacidad, pero que también a veces nos enreda demasiado. Los niños son muy concretos. Entonces yo he aprendido un poco y agradezco mucho de los niños esa capacidad de pensamiento concreto que yo he podido aprender. Porque este trabajo de escritor de libros para niños tiene esa cosa muy bonita que tú vas mucho a presentar los libros a los niños en la escuela, en la biblioteca. Entonces conversas con ellos. Y como los niños están en su momento de búsqueda, creo que ellos ven en un escritor una posibilidad de conversar sobre las cosas que lo inquietan. De alguna manera relacionan la literatura o los libros con esa necesidad de comprensión que tenemos todos. Entonces son unas conversaciones de lenguaje muy sencillo, pero muy, muy profundas, que yo siempre agradezco y es un oficio que por lo mismo a mí me gusta mucho. Io ho un unico fratello che è 15 anni più piccolo di me. Ho iniziato a scrivere poesie per lui, dedicate a lui. Erano poesie che descrivevano il modo in cui giocava, il modo in cui si relazionava con il mondo. E quindi scrivevo queste poesie e le rilegavo in dei piccoli libri di cartone che gli regalavo, insomma. Adesso mio fratello è un uomo grande, molto grande, e questo è un bellissimo ricordo che conserviamo. Mi piace molto l'osservazione dei bambini e il modo con il quale gestiscono la loro piccola vita, il modo con il quale cercano il senso e cercano di capire quello che stanno vivendo e si pongono delle domande che ci poniamo anche noi adulti, ma in altri modi, sul senso stesso della vita. Loro non hanno una capacità discorsiva come abbiamo noi, che senza dubbio può essere un bene, ma può essere anche una limitante, ma invece sono molto più concreti. E questa concretezza che piace molto a Maria José, una concretezza sulla quale si basa molto il suo lavoro. Per quello che appunto il suo lavoro le capita molto spesso di andare nelle scuole, nelle biblioteche a presentare i suoi libri e si relaziona con delle conversazioni che sono sì molto semplici, ma allo stesso tempo molto profonde con i bambini che sono incentrate su tutto quello che li rende inquieti, su tutto quello che hanno bisogno di capire, di comprendere nell'ambito delle loro piccole vite. Ed è un po' questo che fa la sua letteratura e rivolgersi sia a quella semplicità, sia a quella meraviglia e soprattutto alla concretezza che appartiene al mondo dell'infanzia.
un par de preguntas. Una que se me fue antes, María José. Davide, pregunta si el libro fue presentado también en otros países, eventualmente en cuáles, y si hubo diversidad de acogida. El libro ha sido traducido al portugués, al inglés, y tiene también una edición en México. Yo he sido más cercana, tal vez por temas de idioma, a la recepción del libro en México. Y creo que hay una ventaja porque hay una, si bien lamentablemente estos hechos no se repiten, la violencia contra la infancia lamentablemente no es de un país, ¿no? Es de ni siquiera de un continente, ¿no? También Europa tiene también está ese problema presente. Pero creo que en el caso de los niños en México había una distancia geográfica que ellos percibían que facilitaba un poco el no emocionarse tanto al punto de no poder conversar sobre el tema. Entonces, creo que la distancia también te permite un poco reflexionar sobre esto, pero ya casi como un tema y no como algo que te involucra directamente y que eso lo hace más complejo para nosotros. Uno se emociona, yo me sigo emocionando y de repente me quiebro cuando hablo de este libro. Creo que, y a los niños de acá también les pasa. Creo que la distancia geográfica de alguna manera te puede ser beneficiosa para hablar de un tema como este. Porque entras gradualmente a relacionarte con la violencia que hay en tu país. Esta situación también provoca vergüenza. ¿Cómo puede ser? Entonces es complejo lidiar con esos sentimientos. ¿Cómo puede ser que en un país como Chile, que es mi país, pueda haber pasado esto no hace tanto tiempo? ¿Cómo se permitieron esos niveles de violencia que llegaran a esto? Entonces hay un sentimiento también de vergüenza. Eso cuando es un país que está más allá, lo podemos como tal vez digerir un poco mejor. Así que, pero claro, estos son temas lamentablemente universales, lamentablemente actuales. Arrivo, Diego, pronto. Perfetto. Il libro è stato tradotto al portoghese, all'inglese, esiste anche una versione messicana. E in un certo senso, purtroppo, questi sono fatti che si ripetono, non è prerogativa di un paese, il Cile in questo caso in particolare, e non è prerogativa neppure di un continente, insomma. Però in Messico parlare di Niños è stato un po' più vantaggioso perché nonostante la distanza geografica che esiste, si è potuto riflettere su questo argomento come un tema e non tanto come un problema. Niños è un libro che provoca molte emozioni, Maria José stessa ogni volta che parla di lui si emoziona intensamente e quindi in un certo senso è un bene cercare di costruire una relazione graduale con questa violenza. Arrivarci ognuno di noi secondo il proprio vissuto storico, soprattutto per quello che dicevamo prima, che non è prerogativa di un paese o di un continente stesso, e soprattutto perché è un tipo di violenza che genera anche una vergogna. Molte volte in Cile ci si chiede come è stato possibile
che tutto questo sia successo, come è stato possibile che sia esistita tanta violenza alla fine. E quindi la geografia in un certo senso rende più facile parlare di certi temi che allo stesso tempo sono attuali e universali. C'è ancora un attimo di tempo. C'è anche un'altra domanda. Sì. Laura, quisiera preguntarte se tu sientes una cercanía con la historia de los niños desaparecidos en la dictadura argentina. Si siente la voz de Juan Germán una afinidad con tu propia voz? Me gustaría, porque yo soy muy admiradora de la poesía de Juan Germán, pero no me atrevería a compararme con él. Pero estas son historias muy vinculadas a la historia de... De hecho, hay un caso de uno de los niños, Pablo Atanasio, que era uno de los más pequeños, que era uno de los dos desaparecidos, y él era el más pequeño. Y cuando estábamos en imprenta con la primera edición del libro, él apareció en Argentina, lo encontraron las abuelas. La historia después tiene un final no muy feliz, pero la cosa es que porque esa desaparición fue en Argentina, de padres chilenos, pero fue parte de la Operación Cóndor. Gente que se persiguió en todo el Cono Sur. Y él apareció, es parte de la misma, es parte de los mismos procesos, ¿no? Finalmente, de la misma, de un momento muy violento que vivió América del Sur, articulado por distintas fuerzas, ¿no? Distintas potencias, y que termina destruyendo, porque una cosa es cuando uno habla del país en abstracto, pero terminó destruyendo algo cercano, un niño es algo cercano. Terminó quebrando historias de familias reales, no una cosa que un número abstracto de 3.000 y tantos desaparecidos. Eso nos puede sonar hasta lejano y hasta nos acostumbramos, ha pasado con la pandemia, que nos acostumbramos a los números y ya dejamos de ver el ser humano que hay detrás de ese número. Tal vez como una defensa, no lo sé, no lo estoy juzgando, pero pasa. La literatura lo que hace es volver a recordarnos que hay un yo, hay un otro igual a mí, que sufrió finalmente, que fue impactado por esta violencia. Por eso tenemos que cuidarnos de no llegar, no permitir que se llegue a estos límites y hacer todo lo que se pueda. Y la reflexión creo que es la herramienta que nosotros tenemos, es la única herramienta que nosotros tenemos, no tenemos otra. Sì, ovviamente mi piacerebbe, ma non mi permetto di confrontarmi con la sua opera, insomma. E sono storie che sono molto vincolate, insomma, quella argentina e quella cilena tra di loro. Non a caso anche la storia dell'ultimo bambino del libro Pablo Atanasio, è una storia che ha un legame l'Argentina stessa, perché Pablo, che era il più piccolo di questi bambini, è stato ritrovato dall'aggruppazione della Huelas de Padre Di Mayo, quindi poi purtroppo la storia è finita in un modo tristissimo. La notizia è venuta fuori giusto quando il libro era entrato in tipografia. I suoi genitori erano cileni, però vivevano in Argentina e sono entrati in questa operazione che era il Piano Condor, che in un certo senso ha disseminato la violenza in diversi paesi dell'America Latina. Quindi sono storie che fanno parte di uno stesso processo attuato in un momento molto violento per tutta l'America del Sud, che ha finito per distruggere
la storia e l'esistenza non solamente dei bambini o dei desaparecidos, ma anche di molte famiglie. Ed è importante ricordare che non sono solamente numeri. Durante questa dittatura ci sono stati X desaparecidos, un po' come quello che ci è successo durante questa pandemia. Si parla sempre di numeri, ma ci si dimentica che dietro ci sono storie individuali di esseri umani. Bisogna che iniziamo a ricordare che dietro ogni storia c'è sempre un io che è uguale a me, un io che ha sofferto violenza, cercare di ricordarci che la riflessione è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per combattere questa violenza. Grazie a Maria José. Angela ti agradece, però tiene che ir. Tiene che ir. Perfetto, mi pare che non. Se no, mi sembra che non lascio fuori nessuna domanda nel chat. Se qualcuno ha qualche altra domanda. Perfetto. Io intanto ci tengo davvero di cuore a ringraziarvi per aver condiviso con noi quest'oretta, che è stata molto bella e molto emozionante. È sempre un piacere enorme ascoltare Maria José, per il quale nutriamo una profonda ammirazione sia per la sua opera, ma soprattutto per il processo di costruzione della sua opera. Il suo occhio verso l'infanzia è stato davvero ispiratore dai tempi in cui l'abbiamo conosciuta, e continuiamo a seguire il suo lavoro. E adesso che siamo come padri, genitori con Alice, mentre l'ascoltavo, ho visto graficamente nei miei occhi certe immagini bellissime che vivo ogni giorno con la nostra bambina di 1 anno e mezzo, che si meraviglia, questa parola, la meraviglia. Si meraviglia con un vasetto vuoto di yogurt, la guarda 15 minuti di fila, pensando che lì dentro ci sia il mondo intero. Ecco, è un monito per noi, un invito per noi a non dimenticarci della bellezza di questi momenti. Niños è questo, la bellezza della felicità, delle piccole cose, dei piccoli gesti, delle piccole cose che soprattutto ci meravigliano. Questo è stato uno dei tanti motivi perché abbiamo deciso e siamo molto felici di avere in catalogo questo libro. Quindi grazie di Grazie. cuore, Maria José. Grazie Grazie a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bravi. Grazie. di cuore. Grazie. Ciao Laura, grazie Grazie per averci Ciao. accompagnato. Ciao Grazie di Teresa, cuore. Ciao a grazie tutti. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie. Ciao, a presto. Ciao A Davide. presto. Ciao. Grazie. Ci vediamo. Muchas gracias.